Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Ci sentiamo consolati, fratelli, a vostro riguardo di tutta l'angoscia e tribolazione in cui eravamo per la vostra fede. Ora, sì, ci sentiamo rivivere se rimanete saldi nel Signore. Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi
per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio, noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro volto e contemplare ciò che ancora manca alla vostra fede. Voglia Dio stesso, Padre nostro e il Signore nostro Gesù, dirigere il nostro cammino verso di voi. Il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come è il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. E fondi su di noi, Signore, la tua grazia. E fondi su di noi, Signore, la tua grazia. Tu, o Signore, fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo, ai tuoi occhi mille anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. E fondi su di noi, Signore, la tua grazia. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. E fondi su di noi, Signore, la tua grazia. Sassi a Giacchino con la tua grazia, e vinceremo e gioieremo per tutti i nostri giorni. Sia in noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. E fondi su di noi, Signore, la tua grazia. Alleluia, alleluia, alleluia. Vegliate e pregate in ogni momento per essere trovati degni di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare da casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate, il Figlio dell'uomo verrà. Quale dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi domestici con l'incarico di dar loro il cibo al tempo dovuto? Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così. In verità vi dico, gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. Ma se questo servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a bere e a mangiare con gli ubriaconi, arriverà il padrone quando il servo non se l'aspetta e nell'ora che non sa, lo punirà con rigore e gli infliggerà la sorte che gli ipocriti si meritano. E là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Ecco qui un
Vangelo di correzione, ma una correzione che Gesù dice ai suoi discepoli, cioè a quelle persone che avevano creduto in lui e che lo seguivano e che andavano con lui per imparare di più. E che cosa dice ai suoi discepoli? Dice: vegliate. Noi oggi viviamo una vita un po' così, mamma mia, ci innestiamo al mattino in tante cose e poi forse verso sera abbiamo un po' di tempo per riprenderci. Ma Gesù gli dice: vegliate. Perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. E quindi bisogna aspettare il Signore. State pronti. Se il padrone sapesse che ora arriva il ladro, lo aspetterebbe. Quindi voi state pronti. E non lasciatevi portare via niente di ciò che avete di prezioso. E poi Gesù va avanti e dice: qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi domestici con l'incarico di dare il cibo, eccetera, eccetera. E beato quel servo che quando arriva il padrone lo trova così, lo trova facendo quello che lui gli ha consigliato di fare. E se lo trova lì, attenzione, gli darà l'amministrazione di tutti i suoi beni. E è un po' così. Ma se questo servo fosse malvagio e dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi, a mangiare, a bere con gli ubriaconi, con coloro che fanno feste, eccetera, eccetera, attenzione, il padrone viene quando sta facendo questo. E allora lì non c'è una ricompensa, ma c'è una correzione profonda, una correzione che va fino alle radici della sua vita, una correzione che lo punirà con rigore. E gli infliggerà la sorte che gli ipocriti si meritano. E verrà messo in una situazione dove ci sarà pianto e stridore di denti. Ora, cosa vogliono dire queste tre cose qui? Gesù corregge. Gesù insegna a essere pronti con le antenne. Gesù fa in modo che i discepoli veglino e che il servo a cui è stato affidato il servizio sappia accudire gli altri servi. E se c'è qualche servo malvagio che volesse approfittarne e lo punisce con una punizione rigorosa,
chiedere nell'Eucaristia a questo Vangelo: Signore, guardaci, guardaci dentro, guardaci completamente. Tu ci conosci, tu sai chi siamo. Oh sì, tante volte abbiamo l'impressione di essere peggiori di quello che siamo, ma tu guarda e donaci la tua grazia, donaci il tuo amore, donaci la tua gioia. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione con la divinità. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà ed acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, santo, santo è il
veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'alba al tramonto offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio Gesù Cristo, che è nostro Signore e che ci ha comandato di celebrare questi misteri molte volte. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatelo tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi amici e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vittorio, l'ordine presbiteriale,
l'ordine episcopale, il presbiterio che è un animo sensibile. Chi? Abito qua da 15 anni. Sì, ma non... Allora, mi vedi centrato, mi ascolti? Nostri fratelli e sorelle defunti, specialmente ti raccomandiamo i coniugi Giovanni e Ines, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, dell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. E assistiti dallo Spirito della Resurrezione, lo Spirito della Vita, anche noi potremmo pregare quello che ci ha insegnato Gesù e dire con gioia e alabanza: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, passati, presenti e futuri. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con ciascuno di voi. E noi ci scambiamo il dono della pace con un saluto, mentre voi a casa vi date un abbraccio fraterno. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Amen. Una parola da dire a Gesù questa sera per la comunione spirituale, ma anche per la comunione vera, è quella di dire quanto siamo importanti per Lui. Lui ci vuole corretti, ci vuole radicati nell'amore, ci vuole disponibili ad accogliere. Resta con noi, Signore, la sera. Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che, interiormente rinnovati, possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio. Prima di congedarci, però, salutiamo la Santa Madre di Dio dicendo: Salve, o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi,
e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. A voi tutti e a voi a casa una lieta e serena serata. Buonasera.